Bene, eccoci qua, il caffè è arrivato, siamo pronti a tutto. Caffè Buonamici, storico, bene, del centro storico, Ale. Piazza del Comune, posto meraviglioso. Grazie di tutto. Grazie di tutto, buon lavoro, buona giornata come sempre. E noi cominciamo anche noi il nostro lavoro. Sindaco, ben ritrovato, insomma, no? Ovviamente. Ben ritrovato a voi, tutti i telespettatori. Allora, iniziamo con questa cosa, insomma, recente, che riguarda un po' la cronaca nera, ma su un fatto bello, no? Cioè, questi spacciatori davanti a una scuola, i genitori, insomma, sono stati decisivi per farli arrestare. Bravissimi, così funziona. Io, insomma, l'abbiamo sempre detto, ci sono dei problemi. Dove ci sono dei problemi bisogna che le istituzioni intervengano, per la sua parte l'amministrazione comunale, per la parte, ma è quello accaduto appunto alle scuole Pier Cironi, anche ovviamente le forze dell'ordine, ma stavolta c'è un fattore secondo me grandemente positivo, perché certo sì, ora i giornali, Facebook, tutti quanti fanno la loro parte, va bene, ma funziona così se si vuole risolvere il problema. I genitori hanno segnalato alle forze dell'ordine dei giri strani, dei soggetti che non gli piacevano, le forze dell'ordine, la questura ha preso atto di queste segnalazioni, le ha approfondite con controlli, pedinamenti, appostamenti precisi, ha individuato due spacciatori e nel momento debito ha preso e li ha arrestati, risolvendo il problema. Bella, perché è la prova plastica e se si collabora fra cittadini, istituzioni, le istituzioni ovviamente danno risposte, quindi non lasciano cadere le segnalazioni, le cose funzionano e si risolvono problemi. È un segnale negativo da un certo punto di vista, perché significa che c'è ancora da lavorare sullo spaccio, che si sta, come si nota, sempre più spostando verso le periferie, il centro storico, anche la zona prima del Serraglio, adesso anche la zona di Piazza San Marco è presidiato molto profondamente dalle forze dell'ordine, però questo significa anche che c'è una capacità di reazione importante, se andiamo avanti così i risultati arrivano. Veniamo a cose di tutt'altro tipo. Intanto, la cosa del vecchio ospedale, insomma, come vanno? Bene, il vecchio ospedale, l'operazione è partita, quella che per qualcuno era un sogno, il parco urbano attrezzato, come fanno le grandi città europee, ormai è lì, lo possiamo toccare. L'altro giorno abbiamo presentato l'accordo con la ASL che da un lato ci permette di fare questa demolizione selettiva, cioè di recuperare tutto quel materiale che può essere riutilizzato. Pensate cosa vuol dire abbattere un ospedale, dentro c'è comunque vada piombo che è già stato venduto, ma anche acciaio, rame, ferro e poi porte, insomma tutto quanto verrà smaltito a regola d'arte e quello che può essere utilizzato verrà riutilizzato. Ovviamente invece i materiali tossici, quelli che probabilmente Ethernet che c'è dentro e tutto, verranno portati alle discariche specializzate. Nel frattempo questo ci permette di continuare questo lavoro sul parco urbano, sono arrivati 230 progetti da tutto il mondo, guardi dottor Magrini, una roba inaspettata. Inaspettata perché hanno partecipato i più importanti studi di architettura del mondo, 10 sono stati prescelti, il 1 ottobre avremo il progetto definitivo, noi contiamo di consegnare alla città di Prato quello che è il più grande parco urbano dentro le mura d'Italia. Soldi ci sono. Soldi ci sono, soldi ci sono, le risorse sono a posto, siamo, diciamo, da questo punto di vista allineati. Noi appunto contiamo di consegnare alla prossima sindaco, alla prossima legislatura, chiunque sarà, in un parco urbano attrezzato dentro le mura più grande d'Italia. Questo è il viadotto e il sottopasso del soccorso, anziché il viadotto, è l'operazione che qualificherà dal punto di vista delle macro interventi questa attuale 5 anni di lavoro. Ecco, i soldi non ci sono invece, mi pare, per la fattoria Medicea, le cascine d'età, perché quella arriva all'asta a luglio, no? Questa è una situazione, io credo che, come dire, ci si potrebbe scrivere una storia sopra assolutamente interessante, perché dopo tutto quello che è successo, ora la stringo perché sarebbe veramente lunga raccontarla, da quello che è avvenuto nel momento in cui scatta il sequestro, il blocco del primo progetto originario che voleva trasformare la fattoria in appartamenti, è successo di tutto nel mezzo, di tutto, fallimenti, confische, un caos totale. Detto tutto questo,
guardiamo al sodo. Il sodo è che, io l'ho detto tante volte, siamo molto preoccupati, ne ho parlato più volte con la regione, perché quel immobile adesso, dopo l'intervento dei predoni, cioè di quella che furono, diciamo, nel corso del tempo hanno portato via il cotto che copriva l'immobile, è a rischio, molto a rischio. Quindi bisogna intervenire per metterla in sicurezza, e su questo devo dire c'era un impegno della regione toscana. Poi c'è da capire cosa fare, perché in questa ottica di, come dire, confusione della situazione proprietaria, adesso l'unica cosa, la certezza che noi abbiamo è che va all'asta a fine luglio. Vero è anche che è il terzo incanto, vero è anche che dopo c'è la trattativa privata. Ora, capiamo qual è la strategia migliore. Io penso che sia inevitabile che diventi di proprietà pubblica e torni in mano al pubblico. Sia la regione, il comune non lo può fare, ma insomma la regione, lo Stato, chiunque sia. La regione mette all'asta, vende, non mette all'asta, vende tutti i suoi gioielli, esatto, e ricompra la fattoria, anche Villa Filicaia, no? Esatto, però secondo me, diciamo, la fattoria medice è un'altra cosa, non perché è a Prato, non perché, ma semplicemente perché in un contesto storico particolare. Lì a 500 metri in linea d'aria c'è la villa patrimonio UNESCO di Poggio a Caiano, siamo all'interno delle cascine di Tavola, lì c'è tutta la storia che in questo momento l'amministrazione comunale sta, come dire, riproponendo, legata alla coltivazione degli grani antichi, tutto un percorso anche didattico, insomma un lavoro che c'è nel corso del tempo, c'è delle idee anche di riqualificazione, però che non possiamo esperire finché non è in mano pubblica. L'idea è che secondo me lo Stato o la regione deve intervenire, capiamo se nell'asta, se a trattativa privata, questo, diciamo, è una strategia che va valutata anche insieme agli avvocati, però questo è il primo passo che diventa inevitabile. Da lì poi si inizia a riqualificare. Rispetto a Villa Filicaia, mi permetto ormai di rubare un altro minuto, che è un posto bellissimo e meraviglioso, però, diciamo, è una villa, un immobile che ha avuto negli ultimi anni una peripezia di destinazioni piuttosto complesse, prima RSA, poi è diventata turistico alberghiera, insomma, noi è di proprietà della regione, è però decontestualizzata, è in un posto bellissimo, fra l'altro noi come amministrazione comunale, lo dico ai potenziali interessati, ci piange il cuore, siamo disperati per il fatto che sia lasciata in abbandono, siamo disponibilissimi, se c'è un acquirente interessato, a discutere su quello e potrebbe essere il futuro di Villa Filicaia. Ma lì in privato c'è un albergo, che ci fa? Un albergo, ma si potrebbe parlare anche di altro. Io non ho timore a dire che per salvare Villa Filicaia, se ci sono le condizioni, diciamo, ovviamente normative, vanno capite, e urbanistiche, secondo me, pur di dare un senso a questo tipo di intervento, secondo me si può pensare anche a una rivalutazione complessiva dell'immagine. Dico, certo, secondo me lì albergo, ma un RSA, cioè sono destinazioni, come dire, acquisite. Sul resto parliamo, ecco, mettiamoci a sedere e capiamo quello che la legge ci permette di fare. Volevo concludere con questo tema dei servizi, no? Con insomma, essere abituati a altre situazioni, le municipalizzate, oggi c'è tutto un altro mondo. La gara dei trasporti, abbiamo visto quella del trasporto unico regionale, no? Insomma, preoccupazione, la sentenza del TAR non ha concesso la sospensiva, vediamo come andrà avanti questo processo di gestione del servizio dei trasporti, ma anche sui rifiuti è andata, non è andata deserta, cioè la gara non ha trovato concorrenti in regola, esatto, diciamo, questo è il tema. Compresa l'ASM. Sì. No, noi, questo è un fatto grave. Ora noi abbiamo convocato un incontro d'urgenza, ovviamente ci siamo visti con i vertici, noi di ASM, immagino Firenze l'abbia fatto un quadrifoglio, perché la cordata che rappresentava, per banalizzare, però insomma, Prato, Firenze, Pistoia e Empoli è stata esclusa per un errore formale, lo dico così, come dire, distinto, sapendo che non sarebbe nemmeno giustizia, ma insomma lo voglio dire, per un errore che fa cascare le braccia. Una roba, una dichiarazione sostanzialmente di mancanza di contenziosi verso l'agenzia dell'entrata e che invece c'era, cioè, una cosa gravissima, un fatto molto grave. Questo perché ovviamente comporta l'esclusione dell'RTI diciamo nostro, diventa molto complicato, a questo punto, diciamo, anche ricorso al TAR. Il fatto è che anche l'altra data è stata esclusa, questo ovviamente ci mette in grande difficoltà rispetto anche alla funzionalità di quello che era la nostra proposta. Noi stavamo parlando, stavamo approfondendo l'idea di una azienda unica, c'è un lavoro in corso, cioè, questo francamente è un passaggio a vuoto veramente complicato, lo dico perché non può funzionare una gara da 5 miliardi, scivolare su questa buccia di banana oggettivamente è un fatto grave. Vediamo se la si può sistemare, perché questo è il rischio vero, che oltretutto
se entrambe le cordate verranno escluse si debba ripartire da capo perdendo tempo, anni, risorse e tutto quello che comporta. Io su questo sono piuttosto disturbato, ecco, da quello che è avvenuto. E concludiamo sempre, facciamoli questi piccoli passaggi che riguardano sempre l'operazione Prato Calcio, come sta andando avanti? L'operazione bene, nel senso che l'interesse c'è, i ragazzi dell'Orgoglio Pratese si stanno muovendo, io ho chiesto, la prossima settimana ci sarà una serie di incontri con imprenditori, con i cosiddetti stakeholders, esatto, Siamo più significativi della città, l'interesse c'è, ora però molto è legato a quello che accade dal punto di vista sportivo, partono i playout, preghiamo tutti quanti che vadano bene, quindi che si mantenga la serie salvandosi nel corso dei playout, per poi appunto arrivare al rush finale da qui a 15 giugno, quando la nuova compagine societaria dovrebbe essere in atto. Ci sono dei progetti già abbastanza solidi. Io, come di pescaramanzia, voglio stare zitto sugli esiti definitivi fin tanto non ci sarà il risultato del campo. Certo. Bene, grazie al sindaco Biffoni, buona giornata e buon weekend. Buon lavoro.